Una splendida location a Lucignano fa da sfondo alla Festival Nazionale dei Borghi Più Belli d'Italia, quest'anno alla sua 15ª edizione. Degli eventi principali dell'Associazione Borghi Più Belli d'Italia e averlo a Lucignano, averlo in Toscana è per noi davvero un onore. Io sono strafelice, contenta perché comunque già ieri siamo partiti con la presenza di tutti i borghi d'Italia, quelli più belli, quelli che appartengono alla nostra associazione. È un momento in cui si sta anche a discutere e a pesare quelle che possono essere le politiche per la sopravvivenza dei nostri borghi. Oltre 350 i borghi che fanno parte dell'associazione presenti all'appuntamento lucignanese con le loro specialità identitarie. Quest'anno è in Toscana, ogni anno giriamo diversi borghi, l'anno scorso in Abruzzo, l'anno prossimo saremo in Calabria. Chiaramente è un appuntamento importante perché qui si ritrovano oggi per esempio abbiamo più di 130 sindaci e amministratori presenti che tra l'altro si scambiano opinioni tra loro, ma soprattutto organizziamo una serie di incontri specifici su argomenti che riguardano le condizioni dei borghi, ma non tanto per parlarne quanto soprattutto per proporre soluzioni che poi come associazione nazionale cercheremo di riprendere, di creare un documento poi da sottoporre naturalmente all'attenzione delle varie istituzioni sia nazionali che regionali. Tra i temi di questa edizione, uno di grande attualità, la sostenibilità, assai caro a 29 borghi toscani aderenti all'associazione che lo scorso 31 maggio, proprio a Lucignano, hanno firmato il manifesto sulla sostenibilità. Un tema caro a Lucignano, contenuto anche nel manifesto denominato di Lucignano. Sì, quello per noi è stato un po' l'elemento fondamentale, siamo partiti anche con questo convegno ieri e adesso la sostenibilità è un po' però il filo conduttore di tutto il festival e domani pomeriggio, prima della cerimonia di chiusura, ogni borgo consegnerà a Lucignano una pianta e un albero che rappresenta il proprio territorio e noi nei prossimi giorni lo pianteremo in quello che sarà il parco della biodiversità dei borghi più belli d'Italia. Immancabili infine i gruppi storici e folcloristici più rappresentativi dei borghi della Toscana e anche artigiani e produttori enogastronomici. Cosa hanno bisogno i borghi? Beh, intanto la prima questione è come riuscire a frenare lo spopolamento. E per frenare lo spopolamento la prima cosa da fare è garantire la permanenza dei servizi essenziali. Scuole, medico di base, servizi finanziari, cioè tutto quello che serve per far vivere una comunità e soprattutto per incentivare i giovani a rimanere, quindi a non andarsene e magari a portarne qualcuno a vivere e a lavorare all'interno dei nostri borghi.